Cari amici, lontani e vicini, gli emigranti oliani spesso sono una risorsa. Quelli oliani, quando riescono a farsi ascoltare, sono portatori anche di buone azioni. Il comandante Giuffre non è un emigrante, però per certi versi lo è anche, ha questa doppia divisa addosso. E finalmente, cara Daniela, è partito il tuo progetto che ci avevi descritto già nella prima intervista che abbiamo fatto insieme: eliminare le carcasse d'auto dal solo pubblico eoliano. Sì, è vero, ieri è stato un grande giorno, Gennaro, un grande giorno, non solo perché era un mio progetto, ma perché è diventato anche un progetto dell'Associazione Future Eolie. Come migranti, come dici tu, anche se io in cuor mio non mi sento una migrante, perché ho sempre questo filo molto stretto con l'Ipari e me lo sento nel cuore oltre che nella mente. Allora abbiamo cercato, facendo conto anche sulle nuove tecnologie, di prendere tutti i migranti eoliani e non solo, anche quelli che amano le eolie e hanno particolari competenze, e metterli insieme. Ovviamente i progetti che ho seguito io all'interno dell'associazione sono quelli che hanno un legame col mio lavoro di tutti i giorni. Essendo io comandante provinciale della Polizia Stradale a Pistoia, questa è una materia nella quale mi muovo bene e mi sono messa a disposizione delle istituzioni all'Ipari, dell'amministrazione, dei carabinieri, dei vigili, insomma, a disposizione per dire: sfruttatevi, sfruttate queste competenze. E finalmente ci siamo riusciti. Il primo di luglio, dopo varie, diciamo, riunioni fatte con altre associazioni, con diverse istituzioni, finalmente è stato bellissimo per me vedere, io ero in videoconferenza, ma l'ingegnere Cassarà, che, come sapete, il vicepresidente dell'associazione, era invece lì presente. È stato bellissimo vedere tutti messi al tavolo a cercare di capire come si poteva venire fuori da questa situazione. E quello che è più importante è che è stato fatto a costo zero, a differenza che nel passato, dove è costata cara. 400.000 euro e passa. Tanti. È vero. Certamente, senti, ma quando hanno messo la prima auto sul carro attrezzi, hanno brindato con una bottiglia di Malvasia, di champagne, di vino bianco? Agostino, e anche Anna Chiara Lacava, devo dire anche grazie a lei, che anche lei è parte dell'associazione, l'avvocato Lacava, no? Che mi ha mandato subito una prima foto, come dire: guarda, ecco, il sogno si realizza. Certo. E quindi noi abbiamo festeggiato così, ognuno discretamente ero al lavoro in quel momento. Certo, una tazzulella di caffè via. Senti, ma tutta la politica ti è stata vicina in questa operazione? Come l'avete chiamato? Operazione Carcassa, a proposito? No, vabbè, Operazione Carcassa, pulizia, perché tipo, quando comincia un cambiamento, secondo me, come facciamo a casa nostra nella nostra vita privata? Cominciamo da dove? Facciamo pulizia, no? Cioè, prima cosa. Cominciamo da là, anche perché avevo intuito che era un problema, a parte un fenomeno in crescita che chiaramente ormai tutti, dice che sono più cretino io che vado a spendere i soldi della rottamazione, sempre più gente cominciava ad abbandonare queste, quindi era un fenomeno che andava stoppato assolutamente prima di trovarci sommersi da questa roba qui. Quindi no, l'iniziativa sinceramente devo dire l'ho presa io, ma il problema, la preoccupazione degli amministratori del comune era quella, soprattutto io con Gaetano Orto ho avuto più da fare, ma anche con l'assessore Tiziana De Luca, che sono stati veramente molto cooperativi. La loro preoccupazione era quella del costo, perché come sapete benissimo il problema del bilancio del comune. Ma tu l'avevi già detto un anno fa che era a costo zero. Era questa, no? Allora ho detto: no, questa cosa qui la eliminiamo, no? A questo punto lo possiamo eliminare. Tant'è vero che ho sentito io direttamente la prefettura per dire come siamo combinati, vi assumete voi l'onere, eccetera. Con la convenzione con Coppolino, no, che la società che poi si è occupata di caricare, quindi che ha messo a disposizione i carri attrezzi, anche lì costo zero o per la parte in convenzione con la prefettura. E anche l'ottima collaborazione che abbiamo avuto dal maresciallo Le Donne, che ovviamente poi, sai, quando sei insieme e fai squadra ci si appoggia un po' l'uno sull'altro, no? Chiaramente c'è stato un censimento sul numero delle carcasse esistenti sul suolo eoliano?
C'è stato un censimento, noi diciamo che saranno anche più di 100, almeno quelle In come Bella Vista, velivoli. in In Bella Vista. realtà i motorini sono molti di più, poi molti sono sparsi in Quindi diciamo posti. 100 auto circa e poi. Forse sì, diciamo per le segnalazioni che abbiamo avuto, perché io devo dire che molte persone personalmente mi mandavano Si messaggi con le foto. incoraggiano, si incoraggiano. E nello stesso tempo abbiamo contattato qualche associazione sul posto, perché noi stando da Chiaro. altre parti d'Italia, non stando lì, anche se Agostino Cassarà aveva detto no, ci vado io, mi piglio le ferie, quando sto lì mi metto io. No, abbiamo chiesto perché come nostro scopo di associazione è quello di creare anche una rete fra associazioni, no? Cioè aiutiamoci l'uno con l'altro, abbiamo dei punti in comune, delle visioni, aiutiamoci. Aiutiamoci l'uno con l'altro e Certo. supportiamoci. Devo dire che ci sono state delle associazioni, una in particolare, che non voglio fare i nomi, ma dal quale non me la sarei mai aspettato, prima ha detto di sì e poi si è tirata indietro. E questa è una cosa che mi è rimasta un po', beh, lo Vabbè, so, la mia idea, però ovviamente non la sono i posso. dispiaceri del mestiere. Sì. Adesso Adesso ce come. n'è un'altra che ha risposto bene, che però ha chiesto di non essere menzionata perché non vogliono nessun merito nella cosa. Il programma cosa dice? Si parte dal centro storico e si va a salire. No, ascolta, il programma dice che la prima cosa da fare era quella che si poteva fare a costo zero, Sì. cioè che era quella di pigliamo tutte le macchine che possiamo ancora qualificare macchine, cioè una macchina o un motorino che non ha targa, che è tutto smontato, che ce l'ha persino l'erba e le cose. Cannibalizzato. Non possiamo più qualificarlo un veicolo. Quindi non puoi trattarlo come veicolo, no? Allora quello diventa un rifiuto speciale e subentra un'altra normativa che è molto più grave. Cioè io vorrei e dico, se qualcuno di questi proprietari mi sente, io vi consiglio vivamente di andarla a prendere queste cose, portatele via, rottamatele, perché le sanzioni sono pesanti. Arriviamo a 5.000 euro di sanzione più l'obbligo del Certo, ripristino dei senz'altro luoghi. molte carcasse scompariranno in questi giorni, Sì, perché io spero di sì, perché a me fa male al cuore chiaro. vedere una famiglia poi colpita, no? Soprattutto in un momento difficile come il post-lockdown, no? E che tutti sono rimasti a casa, molta gente non ha lavorato, dispiace al cuore, però un Certo. messaggio deve essere chiaro, se Vogliamo sposti, ricordare paghi. Daniela, dobbiamo ricordare una cosa, che una carcassa, un rottame a motore, che, oltre a deturpare, inquina. Certo, E il inquina. danno dell'inquinamento è superiore a quello economico, spesso e volentieri. Ma assolutamente, cioè rottamare un veicolo che ti costa a seconda se è piccolo e grande, dimensioni dai 200 ai 400, è una cifra, va bene, ma ci sta, dico, hai comprato un veicolo, te lo sei tenuto, cioè costa meno dell'assicurazione, capito? Di un anno. Allora fallo, perché altrimenti vai a mettere addosso alla collettività un costo enorme. A parte che essendo isole turistiche lasciamo un profondo disgusto nella gente che viene, no? Perché vedono queste cose dall'idea di un posto abbandonato a se stesso e nessuno vuole passare le vacanze in un posto così. Certo, e comunque il tuo sogno si è avverato, perché è Non così. abbiamo Se, finito ancora, si è se, avverato parzialmente perché ecco, ce ne sei sono ancora. arrivata tu e pacte, fatto. Quante carcasse auto eliminate, dove vengono portate adesso però? Allora, no, sono state temporaneamente appoggiate lì al parcheggio, a quello Sì. grande, ma temporaneamente perché poi le donne hanno preso buoni accordi con Coppolino, che già ci sono molte che sono andate a reclamarle, Sì. perché ci siamo resi conto, e questo veramente non era previsto, che insieme alle carcasse si sono trovate moltissime auto sprovviste di assicurazione, con Urca. la gente in buona fede, molti sono in buona fede, dicendo ma io ho sospeso l'assicurazione perché il veicolo luglio agosto non lo uso, e l'hanno lasciati però in luogo pubblico. Non si possono lasciare i veicoli senza assicurazione in luogo pubblico e non potete fargli un problema. O prenderla con i carabinieri perché hanno fatto portare via il veicolo, perché è previsto dalla legge, non, un veicolo sprovvisto d'assicurazione in un luogo pubblico con accesso al pubblico, quale può essere quel parcheggio, un supermercato o condominiale, deve essere portato immediatamente via, pena che ovviamente è un'omissione da parte del pubblico ufficiale.
Quindi tanta gente è andata dai carabinieri oggi per cercare di riavere indietro le macchine, quindi si sta aspettando un magari po' che... con l'erbetta sui sedili. Sì, anche perché nel momento in cui li portano a spese, chiaramente a Barcellona, perché poi Coppolino l'impegno è che quello che a piano piano, a 3 a 4 alla volta li porti via, però nel momento in cui arriveranno le sanzioni, gli saranno addebitate anche le spese, tutte, e credetemi, se siete sì, lanciamolo questo appello, lanciamolo. No, dico, se siete nullatenenti e va bene, ma se avete qualcosa, una pensione o la casa o la macchina o un'altra macchina nuova, cioè non c'è scappatoia, li pagate, ecco, quei soldi. Oltre Lipari si procederà anche nelle altre isole? Allora, per noi questo è stato anche, come dire, un rodaggio, vediamo un attimo come va. E poi, perché sai cos'è che... Io lo vedo, io li faccio qua perennemente, ho delle zone, Montecatini Terme, certo, per esempio, c'è gente che va a abbandonare da Milano, se parte le lascia lì, no? Cioè cose assurde, però è facile, c'è il carro attrezzo, c'è il custode acquirente, li prendi, li porti via. Però Lipari è un'isola e quindi c'è una complicazione ulteriore, che e poi non ci sono spazi, il comune non ha spazi idonei, perché poi lo spazio deve essere idoneo. C'è una normativa anche molto stringente su queste cose. Quindi tutto è non è la bacchetta magica. Si è lavorato per mesi su questo punto. Questo voglio precisarlo. Non è ancora finito. Andremo avanti fino alla fine, perché questo messaggio deve passare. Non si può abbandonare un'auto, cioè dire che bello, io amo Lipari e poi la deturpo, non va bene. C'è qualcosa che non va in tutto ciò. Daniela, la prossima azione con l'avallo politico, quale potrebbe essere meritevole di tanta attenzione da parte tua? Ma guarda, ce ne sono diverse. Ora, i miei colleghi, amici, soci stanno seguendo altri progetti che vedrete. Prendono fiato. Sì, no, loro, per le parti di loro competenza, per la parte di mia competenza, io penso che sia necessario mettere mano alla segnaletica, per esempio. E questa è una cosa. Poi sulle strade mi sovrappongo un po' con Agostino Cassarà, però noi ci consigliamo a vicenda su queste cose. Questa è la forza di avere dei liparoti che hanno maturato tante esperienze, ecco, da altre parti. Quante persone conta Future Eolie? Siamo una decina in tutti, ma tutti buoni, perché nel senso abbiamo richiesto, certo, soci che abbiano... Non serve la quantità. Varie. Sì, sì, no, e soprattutto la serietà di voler fare le cose. Comunque, devo dire, devo spezzare una lancia, perché tutti ne parlano male, vedo sui social delle cose... Ma a me non risulta. L'amministrazione, per carità, tutti possiamo fare bene, tutti possiamo fare male, però per quanto riguarda questo progetto... Vi posso garantire che la collaborazione dell'amministrazione comunale c'è stata. Certo. E che non si venga a dire che sono schierata politicamente con... Diamo questo merito quello, alla politica. Perché sin dall'inizio, Gennaro, questo deve essere chiaro. Sì. Abbiamo sempre detto, noi siamo apolitici, apartitici, con chi c'è lavoriamo. Adesso ci sono questi, lavoriamo con loro. Domani ce ne saranno altre forze, lavoreremo con chi ci sarà. Bisogna fare da sprono alla politica, perché spesso si addormenta per via di altri problemi che sono tutti complessi giù alle Eolie. Senti, una cosa bellissima, felice, è che due dei tuoi soci fondatori di Future Eolie sono stati premiati al Festival degli Emigranti. Credo che sia anche una tua soddisfazione, oltre a quella di Sidoti e Cassarà. Però in questo premio, diciamoci una nota dolente, è il fatto che a parole tutti gli emigranti, compare, come stai, quando sei venuto qua e là, però quando sti signori vanno nelle biglietterie per farsi il biglietto da o per le Isole Eolie, vengono riconosciuti da forestieri. Secondo te, quale gesto, quale operazione si può fare, non solo per l'aspetto economico, ma è un aspetto morale, un aspetto di benvenuto? Penso che sia venendo poche volte all'anno, non penso che sul budget poi influisca molto, no? Il fatto di dover pagare un biglietto. E l'affetto.
caro. E il gesto e il sentirsi escludere, come dire, tu non sei della comunità eoliana. E questa è una cosa, cioè ci sono delle cose che vanno perché c'è un motivo legale, cioè, ci sono delle cose che vanno soltanto perché il rispetto ed etica. Io penso che questo rientri in questo calderone qua, per cui sicuramente è una cosa per cui, e ci uniremo come associazione a questa lotta, perché certo, è giusto che sia così, anche se io sono residente a Lipari. Certo. Non è, sì, però ti metti nei panni dell'emigrante che ha fatto un viaggio dall'Australia, dall'America, sì, dal Cile, certo. dal E poi Canada. con quell'animus che quello torno a casa, Torna a casa da torno forestiero. a casa e poi ti trovi davanti il muro, no, devi pagare la Certo. tassa di sbarco perché sei un turista. Ma qui E questo bisogna coinvolgere i quattro comuni delle isole Eolie, assolutamente, è una perché cosa sono che diciamo quattro. da subito, da Certo, sempre. è il fatto Devono grave. lavorare anche Certo. loro insieme. Il lavoro di squadra non è solo quello che abbiamo fatto ieri, Certo. quello E che devono fare. soprattutto è inutile avere il museo dell'emigrante se poi non si ha la forza di premere l'acceleratore su una cosa così importante, moralmente e umanamente importante. I nostri migranti sono delle risorse straordinarie. Questa è una cosa che deve essere recepita e veramente maturata, apprezzata e sfruttata, direi. Comandante Gioffrè, hai l'esplosione di dire quello che vuoi prima dei saluti. No, io mi auguro veramente che sia qualcosa che si possa ripetere. È stato, ripeto, bellissimo per me vedere le istituzioni lavorare insieme. L'idea è quella, per favore, lavoriamo insieme e io sono sempre a disposizione. Dove c'è un gruppo che vuole fare veramente qualcosa, io ci sono. Daniela Gioffrè, il comandante, fra l'obbedisco e agli ordini, anche oggi ha mostrato il suo fare per sapere dove andare. Con Daniela Gioffrè salutiamo gli ascoltatori e lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, e il webmaster Massimo Pagliaro. Agli ordini, comandante, ciao alla prossima! Ciao! A presto! Ciao! Alla prossima, grazie, ciao! Ciao! Thank you.